Siamo qui nel post partita con coach Porello nel di BC Saviano contro Santena. Allora coach, una vittoria schiacciante 3-0, forse l'unica preoccupazione nell'ultimo set che vi hanno messo un po' in difficoltà. Sì, allora questa è una partita che aspettavamo da tanto tempo, era una partita importante perché in questo girone qua credo che le squadre migliori siano la nostra, sicuramente la loro e poi sicuramente anche El Gall che può dire la sua. Oggi noi abbiamo fatto una prestazione direi molto positiva, soprattutto nei primi due set dove abbiamo servito molto bene e abbiamo messo in grossa difficoltà la costruzione della loro prima palla. Penso che anche sull'altra situazione, quella di ricezione e attacco, abbiamo avuto delle percentuali molto alte, abbiamo ricevuto col 50%, abbiamo messo giù palla con continuità, un po' di fatica con le bande, mentre al centro siamo passati abbastanza agevolmente. Loro ci marcavano molto il posto 4 e quindi abbiamo dovuto trovare dei colpi alternativi come la palla piazzata in 3-6 o dei colpi sulle mani del muro, hanno funzionato anche quelli e devo dire che per loro è stato veramente difficile riuscire a leggere la nostra costruzione del gioco. Abbiamo variato molto sia appunto in attacco che in battuta, non abbiamo dato punti di riferimento e alla fine si è visto. Il terzo set è stato un po' complicato perché loro sono partite con l'idea che dovevano per forza fare il massimo subito all'inizio del set. Ho chiesto tempo per cercare di smorzare un pochettino il loro entusiasmo e cercare di ritrovare un po' di idee dalla nostra parte, visto che ci eravamo forse un pochettino rilassati. Ha funzionato, nel senso che siamo rientrati in campo con molta determinazione e siamo subito passati avanti e abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine. Quanto è stato bello ritornare a giocare dopo una lunga sosta per ovvi motivi, per il Covid, eccetera? Sicuramente molto bello, già sabato scorso a Villafranca è stata una bella emozione. Oggi devo dire l'aspettavamo un po' di più perché questa partita qua la sentivamo. Sono due squadre che hanno ambizioni dichiarate di alta classifica e quindi eravamo molto contenti di giocarla, sapevamo di poter far molto bene e sono contento perché le ragazze hanno espresso il loro massimo livello di questo momento ovviamente. Grazie coach, buona serata. Grazie.